cari amici, oggi preparo una minestra di verdure, verdure di stagione chiaramente, perché siamo in un periodo molto gradevole per le nostre verdure, e abbiniamo insieme a questa minestra i formaggini in Alpi. Questa è una ricetta che potete dare benissimo, come anche le altre, a tutti i vostri figli con tranquillità. È un piatto serale molto gradevole, soprattutto nel periodo autunnale dove iniziano i primi freddi. Nello specifico occorrono sedani, carote, cipolle, porri, delle costine o erbette, dei fagioli di pigna o fagioli borlotti in base a quello che avete a casa. Il fagiolo borlotto è un fagiolo più comune, il fagiolo di pigna è una rarità, però molto gustosa e anche con delle grandi proprietà. Metteremo le nostre patate, preparo le verdure che in precedenza vengono accuratamente lavate, mondate e pulite. Taglio tutto a cubetti e metto nell'acqua in modo da non far annerire, non molta acqua. Un pomodoro tagliato a cubetti, sale, pepe, olio extravergine. È una preparazione tutto a crudo per far sì di dare massimo risalto alle verdure e gusto, soprattutto in questa minestra. Facciamo bollire per circa 2 ore, 2 ore e mezza, tutto molto lentamente, dove la verdura inizierà lentamente o qualche pezzo a disfarsi e a far sì che diventi abbastanza cremosa, mantenendo quello che è la sua misura, il suo dadino e anche come presentazione. Questa è una minestra che consiglio nel periodo autunnale, nel cambiamento di stagione, ai nostri figli, da abbinare con questo formaggino gradevole che lentamente si scioglie, che dà gusto e dà sapore. Serviamo anche in abbinamento alle persone con un calice di vino, perché no, una Barbera o un Nebbiolo.